La Puglia e l'area ionica in modo particolare ha bisogno di uno sviluppo economico che sia ecocompatibile, che rispetti davvero l'ambiente. Taranto vive il dramma della siderurgia di ArcelorMittal, un tema davvero caldo che stiamo affrontando con i vari candidati al Consiglio regionale pugliese. Oggi siamo con l'onorevole Antonio Bruno, candidato con Scelta Civica a sostegno di Michele Emiliano, presidente. E allora, onorevole Bruno, parliamo di questa situazione ambientale, come uscirne, come affrontarla? La domanda che lei mi fa richiede una risposta che nessuno è in grado oggi di dare, vista tutta la situazione che sta caratterizzando il rapporto ArcelorMittal e Taranto, siderurgico di Taranto e il governo nazionale e quindi anche il governo regionale. Noi siamo come ho detto prima, per una nuova primavera ambientale che non riguardi soltanto la vicenda del siderurgico, ma la si lega anche a tutto quello che è lo sviluppo della politica dei rifiuti, che sono interessati tutti i comuni della nostra provincia, così come tutti i comuni della regione, perché l'assenza di una politica di riqualificazione del rifiuto porta a nascondere ciò che potrà accadere in negativo nei prossimi anni. Noi dobbiamo essere preparati mettendo in campo una nuova politica ambientale che vada a sanare la situazione tarantina come siderurgico e vada a proporre nuove problematiche di sviluppo, come ho detto prima, nel campo dei vari comuni, nel campo del rifiuto, nel campo di ciò che comporta, diciamo, la nuova era quando noi non pensavamo che il rifiuto potesse determinare anche a livello economico tasse comunali come quelle attuali. E allora dobbiamo rivedere tutto il quadro in una nuova visione che sicuramente la Regione Puglia è chiamata come prime iniziative politiche e amministrative all'indomani del voto del 21 settembre.